Salve a tutti, oggi andremo a risolvere un piccolo inconveniente che si presenta primavera quando iniziamo a tagliare l'erba con il decespugliatore. Per l'erba bassa non c'è problema, ma quando andiamo in mezzo a arbusti o erba un po' più consistente ci si presenta il problema che l'erba ci si incastra fra il piatto e la testa del decespugliatore. Ora dobbiamo fermarci, levare quello che ostruisce e poi ripartire. Oggi con un piccolo trucco rimedieremo a questo piccolo inconveniente. Quello che ci serve è un barattolo, un semplice barattolo. Dobbiamo tenere questa parte buona qui. Bisogna tagliare questa parte, misurare quanto ce ne serve, facciamo un segno e segniamo il barattolo per tagliarlo. Per tagliare la misura, un piccolo squadro di legno, si mette il barattolo in questo modo, si segna la lunghezza, si mette in questo modo e si fa girare e avremo questo risultato, il barattolo segnato perfettamente. Fatto questo andremo a tagliarlo. Io già l'ho fatto per risparmiare tempo e questo è il risultato. Qui ho applicato una piccola guarnizione per evitare di tagliarmi. Poi bisogna aprire un foro. Il foro l'ho aperto alla grandezza dell'asola della testa del decespugliatore. Fatto questo, prenderemo il nostro barattolo e lo andremo a fissare in questo modo tra il piatto e la testa del decespugliatore. Ecco, fatto questo, abbiamo creato il nostro riparo per l'erba. Infatti non si incastra più nella ghiera superiore. L'erba batterà contro il barattolo e non si incastrerà più. Cosa dire, per migliorare il tutto possiamo dare un giro di nastro isolante intorno per sigillare il tutto. La cosa è molto funzionale, l'ho già provata e va benissimo.